Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRX01 e oggi siamo al 25esimo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito perché è una parte bellissima secondo me. Guarda, comunque guardate i bei capelli, incredibile, molto... No, 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 no. Oh sì? Eccoci qua. Vediamo un attimo se abbiamo curato i Pokémon. Ok, sì. Perfetto. Perfettissimo. Allora. Vai Fibas. Ok. Kyogre, che succede? Questa sfera rossa. Calmati, Kyogre. Non ci siamo, non mi dà retta. Groot, non smetti a me favore. Ho capito quanto sei forte ora. Se continui così, non solo la Cineride, ma tutta la regione di Hoenn sarà distrutta. Attenzione, ragazzuoli, attenzione. Incredibile. La lotta fra i Pokémon Crudon e Kyogre, i due Pokémon antichissimi sono stati svegliati da un lungo sonno ed ora stanno lottando con un'energia incontrollabile. Ricky, mi sembra di capire che, dato che sei qui, intendi provare a fare qualcosa, vuoi farti conoscere qualcuno. Vieni con me. Attenzione, signori, attenzione. Tanto beviamo un sorso d'acqua. Ascolta, Ricky. Oddio, era diventato Dio, ragazzi, Rocco. Vedendo Groudon e Kyogre ti viene da pensare che i Pokémon siano esseri di cui aver paura. Non è affatto così, i Pokémon sono... Ma perché ti chiedo una cosa del genere? Tu già sai tutto. Dove stiamo andando, signori? Attenzione. Eccoci. Qui troverai una persona di nome Adriano, penso che tu la possa aiutare. Grotta dei tempi, signori. Comunque stiamo per finire Pokémon Smeraldo, eh. Vi avviso che poi inizierà una nuova serie. Non so se farla sempre sui Pokémon o su qualcos'altro, ragazzuoli. Allora, se tu, Ricky, ho sentito parlare delle due imprese, mi chiamo Adriano, prima ero il capopalestra di Senerite, ma poi è successo qualcosa, così ho lasciato la palestra nelle mani del mio maestro Rodolfo. Grande Rodolfo, signori. Groudon e Kyogre, i due Pokémon che stanno portando lo scompiglio qui. Sono Pokémon antichissimi, ma non ci sono soltanto due Pokémon antichissimi. C'è un altro da qualche parte, in un luogo sconosciuto, c'è un Pokémon antichissimo, chiamato Rayquaza, che secondo me, ragazzi... Nelle prime gen, fino alla quarta, secondo me è il miglior Pokémon leggendario, Rayquaza. Cioè, è proprio bello. Pure alla quinta, eh. Forse fino alla quinta pure. Miglior Pokémon leggendario. Oppure di tutti i tempi. Rayquaza è bellissimo, signore. Qual è il vostro Pokémon leggendario preferito? Si narra che sia stato Rayquaza a calmare i due combattenti in passato, ma non ho idea di dove si nasconda. Ricky, sai dove si trova Rayquaza? Se lo sai, dimmelo, per favore. Torre dei cieli. La torre dei cieli? Sì, deve essere la torre dei cieli. Ricky, non c'è tempo da perdere. Dirigiamoci verso la torre dei cieli. Ok, signori. Madonna, che casino qua. Ok, andiamo. Ah, c'è quel repellente pure, ok. La torre dei cieli, non ci sono mai stato, chissà com'è. Allora, ora per ricordarmi dov'era la Torre dei Cieli, ragazzuoli. Dov'era la Torre dei Cieli? Zio Pera. Che era di Paurosea? Oh Cristo, ragazzi. Ma se ricordo era qua, ragazzi, Aurocea. Devo usare Surf? C'è tipo una torre strana, vero? Percorso 131 era, ragazzi. Dovrebbe essere sul percorso 131 la torre. No, 130 no. Qua sotto. Aspetta, fammi mettere i repellenti. Non ho più repellenti? Ah sì.
Non è qua. Di dov'è, ragazzi? In alto? O forse quella parte là? Aspetta. Torre dei cieli, signori. Non mi ricordavo affatto, ragazzi, devo essere sincero. Oddio. Oddio, ragazzi. Oh, mi dispiace. Nella fretta non mi sono accorto di averti lasciato indietro. Ho aperto la porta della Torre dei Cieli. Riprendiamo. È un terremoto. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo sbrigarci. La situazione peggiora. Le cose si mettono male. L'armadia del tempo ha raggiunto anche questo luogo. Ricky, le cose dovrebbe essere qui in cima. Sono in pensiero per senerire. Devo tornare indietro. Lascio tutto nelle tue mani, non deluderci. Ragazzi. Ragazzuoli. Salviamo per sicurezza. Ok, vuoi vedere chi esce come randomizer Rayquaza, sinceramente? O rimane Rayquaza o è randomizzato? Allora. Andiamo, signori. Qua se mi ricordo c'erano tipo dei giochetti da fare, o sbaglio? Mi sa proprio di sì, ragazzi. E com'erano questi giochetti? Ok. Va bene. Stiamo proseguendo l'infinito e oltre. Eccolo. Eccolo, ragazzi. Oddio, che bello, ragazzi. Quanti ricordi, ragazzi. Rayquaza si risveglia e vola via. Devo andare a Senerite ora, ragazzi, vero? Corri. Mamma mia, ragazzi, che... Ragazzi, ho i brividi, vi giuro. Oddio. Eccolo qua, signori. Il Pokémon più bello e più forte, secondo me, di tutti i Pokémon, ragazzi. Mamma mia, che bello, raga. Il serpentone. Ma è incazzatissimo, raga, è incazzatissimo. Vedete, ragazzi? E li ha fatti andare via. Rayquaza. Così, signori. Proprio così. Calmate gli animi. Andiamo qua. Così come l'antipissino, non erano solo Groudon e Kyogre. Dopo tutti i piani e gli unici sforzi, è bastata l'azione di un solo Pokémon per rimettere le cose a posto come se nulla fosse accaduto. Kyogre e Groudon se ne sono andati via chissà dove. Il tempo della regione di Hoenn è tornato alla normalità. Forse ciò che noi abbiamo cercato di fare non è di nessuna importanza per i Pokémon. Sembra che Max e Ivan se ne siano andati altrove. Forse sono andati a Monte Pira e a riportare le sfere. Ricky, non mi ero sbagliato. Grazie al tuo aiuto, Senelite, anzi tutta la regione di Hoenn è salva. Grazie di cuore, parte di tutti. Ti prego di accettare questo dono. MN07? Ah, cascata, ok. Se la medaglia pioggia, il Pokémon che impara questa mossa può... Ok. Ragazzi, siamo pronti. Io direi proprio di andare a fare la palestra quest'oggi. Poi facciamo imparare cascata al grandissimo Ibas.
infatti ormai questo qua è diventato un Pokémon MN, ragazzi. Ok, perfetto. Siamo pronti per andare, signori. Ok. Oddio, che cos'è sta roba? Ah, ok. Allora. Ok. Ti mostrerò la tecnica sublimi che ho imparato del capolessere Rodolfo. Beh, ragazzi, sconfiggiamo tutti. Let's go. Posso dire che la prima parte è molto easy. Già, come devo fare qua, ragazzi? Ah, devo fare così. Ah, ok, devo mettere tutto. Ok, 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 era da fare tutto, ok. Perfetto, signori. Porca troia. Ragazzi, ma sono un Cristo di fenomeno. Eccoci qua, subito. Subito, ragazzi. Attenzione. Attenzione, signori. Let's go. Volevo chiedergli una cosa, sapevi che... Ah, non dovevi essere così timido. Sono stato io a insegnare ad Adriano tutto ciò che c'è da sapere sui Pokémon. Tempo fa ho rinunciato alla mia posizione da capolestra. Avevo affidato la carica di capolestra ad Adriano. In una serie di circostanze sono dovuto tornare. Basta con le chiacchiere, cominciamo la lotta, va bene? Preparati, va bene, vai. Signori, ragazzi, bellissimi, patatosi, bellissimi. Contro il mitico Rodolfo Cleidol. Al 41, ragazzi. Io vi ricordo che abbiamo registrato a 44 con Fratellite. Madonna tutti, ragazzi. Smadonna tutti, invece lui no. Rimpetto. Ok, ragazzi. Ho un po' tagliato, però intanto abbiamo quasi vinto, ve lo dico. Vai Charizard con lanciafiamme. Siamo anche underlivellati, ragazzuoli, sincero. Perfetto. Non so quanto ci manca, però un altro Pokémon penso, vediamo un attimo. Ok, sì, l'ultimo Pokémon, signori. Un Tauros. Io direi di fare una bella... Oh, cazzo. L'acqua di Charizard. Andiamo a lanciafiamme, tanto io lanciafiamme attacco speciale, quindi... Vediamo un po' quanto gli togliamo. Brutto colpo, godiamo. Viso truce, va benissimo. Ragazzuoli. Bellissima scena questa, bellissimo video, ragazzi, vi giuro è un video della Madonna. Subisce eliminazione purtroppo Charizardino, però non mi fa un cazzo perché mi toglie tantissimo. Invece colpo, ragazzi, mi toglie me tutta la vita, signori. E mi sa che questo Charizard va KO, signori. Ora chi dimettiamo? Registeel è quasi morto. Vediamo se è più veloce Registeel, signori. Magari Registeel ce la fa. No, il veleno effetto, è vero. Esausto. Posso dire... Sì, esausto, confuso. Posso dire che sono un coglionazzo comunque. Sì, posso dirlo, signori. Posso dirlo, posso dirlo, posso confermarlo? Certo, fratello. Ecco, iperpozioni su Tauros e mi sa abbiamo perso, ragazzoli. Vediamo quanto vi facciamo con Tuono Shock. Ti prego, colpisciti da solo. Invece no, signori. Beh, inseguimento non mi dovrebbe togliere tanto. Ok, Tuono Onda, raga, paralizziamo. È confuso. Proviamo a fare beccata. Ok, non tolgo un cazzo, ragazzi, a lui. Non gli tolgo proprio nulla. Ok, buono. Però con la confusione da solo si toglie tantissimo, quindi diciamo è buono. Magari si colpisce un'altra volta, ragazzi. È perfetto. Magari un'altra volta confuso, signori. Oh, ragazzi. Medaglia presa.
Medaglia presa così. Abbiamo battuto l'oro Rodolfo. Incredibile. Incredibile, ragazzuoli. Abbiamo vinto la medaglia pioggia. E abbiamo fatto tutte le 8 medaglie. Ci manca soltanto la Lega, signori. Soltanto la Lega, signori. Con queste medaglie tutti i tuoi Pokémon obbediranno a ogni tuo comando. Perfetto, ragazzi. Perfetto. Idropulsar. Perfetto, ragazzi. Molto semplice, devo dire. Devo dire molto 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 easy. Andiamo. Ero anche under livellato, sincero, però abbiamo battuto molto facilmente, devo essere sincero. Vai, signori, vai. Siamo una squadra fortissima. E ora ci manca soltanto la Lega, signori. Ci manca soltanto la Lega. Volete che catturo Groudon, Kyogre e Rayquaza, anche se sono randomizzati, ragazzi? Volete vedere come diventano, tipo? Qua, ragazzi, grazie a tutti, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, nei commenti scrivetemi se volete vedere come diventa... Siccome è randomizzato, no? Se volete vedere come diventa Groudon, Rayquaza e il grande... Kyogre. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao bellissimi!